ハハハハ telespettatori, buonasera e bentrovati all'Irreverente. Ecco, ripartiamo con questa trasmissione, la prima trasmissione in diretta del 2019. Parliamo immediatamente di vacanze perché insomma siamo ormai quasi alla fine di gennaio e si devono fare i conti con, che sarà, con quella che sarà la stagione turistica. L'andamento direi che è positivo anche perché insomma, la pubblicità è l'anima del commercio, ne abbiamo parlato eh, pochi giorni fa nell'angolo, il New York Times pone l'Italia e in particolare la, la regione Liguria e la regione Puglia tra eh, le prime in classifica al mondo come località da visitare. E il New York Times l'ha suggerito lo suggerisce ai propri lettori nella speranza che insomma, arrivino numerosi i, i turisti strisce a, a stelle e strisce, ma eh, il titolo che abbiamo messo in evidenza questa sera: è Turismo a rate. Perché turismo a rate? Non perché il turista non abbia la possibilità di pagare di dilazioni nel tempo eh, il conto dell'albergo piuttosto che dello stabilimento balneare, ma è perché insomma abbiamo voluto un po' cambiare invece che quel mordi e fuggi che ormai sembra un po' demodé, parlare di vacanze fatte potevamo anche titolarla Singhiozzo a rate perché insomma, si preferisce a quanto pare continuare sul rateizzare, dividere l'anno per il periodo vacanziero. E di questo ne vogliamo parlare, ne parliamo stasera con Angelo Galtieri che è il vice sindaco di Alassio ma è soprattutto l'assessore responsabile del turismo. Oltre ad essere stato eh, presidente degli albergatori della provincia di Savona, chi più di lui può darci una mano per capire eh, quale sarà l'andamento eh, stagionale, quale sarà e come sarà la prima prova generale dell'anno, cioè le vacanze di Pasqua. Grazie Vice Sindaco di essere qui con noi, grazie. Ecco, se mi può già rispondere da blea alla domanda che eh, le ho fatto riguardo a quelli che sono i pronostici e questa rateizzazione delle vacanze. Beh, la rateizzazione dobbiamo inquadrarla nel cambiamento culturale della vacanza. La vacanza nasce nell'Ottocento, lo sappiamo tutti quanti, come un fatto di elite, oggi è diventato un prodotto di massa. È un prodotto a disposizione di chiunque, ma si è adeguata ai tempi, ai tempi molto rapidi, molto veloci, per cui non sono più le vacanze canoniche o invernali o estive, con i tempi dei 15-30 giorni, ma ormai vacanze a singhiozzo, a rate, come vogliamo definirle in insomma, rappresentano i tempi che viviamo. Quindi il concetto di vacanza ha avuto un'evoluzione interessante per molti versi, e per molti versi purtroppo difficile da governare, perché oggi sfugge a qualunque capacità degli imprenditori di poter gestire il tutto, neanche più i tour operator riescono a stare dietro a un mercato in evoluzione costante che segue anche la schizofrenia di internet, quindi quello è il primo dato. Il secondo dato invece su quello che saranno le prospettive sulla Pasqua, devo dire che quest'anno, essendo una Pasqua che cade in aprile, in una stagionalità climatica, si spera molto positiva ed è molto lunga come Pasqua eh, ci aspettiamo sicuramente rispetto agli anni precedenti un una Pasqua molto ricca e molto bella. Questo è l'augurio che ci stiamo facendo. I segnali sembrano andare in quella direzione. I problemi saranno dopo Pasqua perché non ci sono più dopodiché dei ponti interessanti e si accederà direttamente all'estate con sostanzialmente la prima decada di giugno. Ecco un altro termine che potremmo usare è la, le vacanze dei ponti, perché senza ponti io ancora certe sono potremmo definire quasi gallerie tanto sono lunghe, eh, per poter eh, fare un'analisi su questa attività, su questa industria che indubbiamente coinvolge tutto il territorio, il territorio regionale. Ma è il, il fatto che eh, sì, 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 lei tra l'altro è un albergatore, pertanto un operatore turistico di primo piano, e porta più vantaggi o svantaggi. Insomma, un tempo le famiglie arrivavano in riviera e 15, un mese, era il periodo più o meno che eh, dedicavano le vacanze. Ora ci sono i weekend, ci sono i ponti, ecco, ma non si può tornare ad un turismo che eviti un pochettino il sobbalzo, no? cioè il fatto che ci sia il pienone, poi improvvisamente tutto torna in letargo, poi di nuovo il pienone, insomma, che no, sicuramente crea a voi operatori turistici delle difficoltà. C'è un sistema, avete come nuova amministrazione comunale studiato, lei in particolare ha studiato, come è possibile eventualmente tornare, non dico al passato, ma tornare ad una formula diversa. Ma studiamo, nel senso che ci stiamo affiancando a una collaborazione con docenze uni universitarie per cercare di gestire il fenomeno in modo che sia un fenomeno che non dico che possiamo controllare, ma quantomeno gestire. Il problema è che comunque sia i tempi sono talmente difficili da interpretare, talmente. Alta l'offerta che diventa oggettivamente arduo riuscire a creare questo tipo di percorso. Uno perché il nostro tipo di bacino di clientela classico è un bacino di prossimità nei 300-400 km. Il secondo motivo è che questo bacino è soggetto a fattori climatici, e non ci nascondiamo entro un dito, che possono determinare il successo o l'insuccesso di un periodo vacanziero. Prendiamo l'ultimo periodo di Capodanno quest'anno. C'è stato dal 29 al 6 gennaio un boom di presenza dall'assio strepitoso, come su buona parte della costa, dovuto a un fattore molto semplice che è stato chiaramente condizioni climatiche vantaggiose, un'alta pressione, un cielo terzo e un 14 15 gradi minimo durante il giorno che davano una soddisfazione a chi veniva in vacanza. Quindi hanno riaperto molti alloggi, c'è stata un'affluenza, devo dire, interessantissima che ci auguriamo che si ripete. Ma riuscire a governare questo tipo di turismo diventa difficile, stiamo cercando dei nuovi prodotti che possono andare al di là del fattore climatico, al di là del fattore moda e portare la linea sul turismo esperienziale, sul turismo culturale, sul turismo che possa essere attratto veramente da quelle cose interessanti che può offrire il territorio. Una che, su cui si sta puntando e cui stiamo lavorando è ad esempio anche il French Walking Water che è un prodotto interessantissimo che porta il turismo verso il benessere, un benessere che non è solamente riposo, ma è un benessere anche attivo, per cui in acqua si cammina, si va a cercare di fare moto, rieducativo, che può essere vantaggioso invece di andare in palestra, invece di andare a fare attività fisica nei centri di riabilitazione e può essere una delle varie forme di turismo, anche perché ormai il turismo come prodotto oggi esploso in 10.000 forme e bisogna cercare tutte queste nicchie, il lavoro si sta spostando su questa intercettazione di prodotto, però è un lavoro lungo, è un'evoluzione che non sarà brevissima, anche perché stiamo venendo fuori da un percorso storico che era ben consolidato e questo cambiamento richiede ancora qualche anno. Ecco, il, il fatto che bisogna, bisogna sottolineare, il fatto del boom eh, di Natale, è chiaro che insomma Padre Eterno viaggio volato perché poca era neve se non assente, pertanto gli appassionati dello sci hanno disertato per rivolgersi al mare. Ma c'è un altro insieme di situazioni che non fanno ben capire quali sono i progetti, perché da una parte si parla, come diceva lei, di una città dedicata prevalentemente forse allo sport e dall'altra parte c'è invece la vostra intenzione a quanto pare di continuare e di far ritornare all'assio alla movida, cioè Diciamo un po' al turismo fracassone, non baciano le due realtà, perché insomma, una volta era la famiglia, si puntava sulla famiglia, oggi la Movida, sì, d'accordo, la no, Movida poi non è La che Movida fa, è, è uno, uno degli elementi che offre la città, la città non può essere monotematica, perché sarebbe se no abbastanza sterile. Il fatto che abbia un prodotto turistico sportivo interessante è dovuto al fatto che abbiamo degli impianti di alto livello. Tornerà quest'anno, avremo un mondiale ad Alassio, un mondiale di bocce che è di livello naturalmente altissimo, che coinvolgerà circa 90 nazioni, che verso fine estate sarà un evento importantissimo. L'altro evento è sicuramente la palla che è tornata finalmente, abbiamo avuto recentemente con il trofeo della Befana legato ai giovani, su cui si è spalmato su tutta la riviera. 1100 atleti che hanno partecipato, è stato presente l'allenatore all della nazionale italiana a testimoniare quanto questo tipo di fenomeno sia importante anche per lui. L'evento verrà adesso sostanzialmente amplificato da quello che è di nuovo un livello mondiale per cui si porteranno di nuovo la nazionale italiana a maggio e giugno ad Alassio. L'altro passaggio, dicevo prima questa attività nell'Anmare, che è una cosa naturale, spontanea, che secondo me darà delle risposte interessanti, ma che darà due o tre anni di sviluppo il progetto sicuramente. Le camminate sulle colline di Alassio sono particolarmente privilegiate perché abbiamo un territorio splendido. Si torna a sviluppare anche un forte investimento sulla bike nel contesto naturale. Tutto questo messo assieme con una sera il piacere di uscire, di andare a bere qualcosa sul lungomare e sentire un po' di musica, mi sembra che si contempla in maniera splendida. Abbiamo chiaramente un crollo di, rispetto agli anni della movida storica delle discoteche, l'Asso aveva 12 o 13 discoteche negli anni 80, oggi oggettivamente siamo rimasti a tre. quindi direi che si è evoluto anche quel mondo, perché il mondo del notturno ha avuto un cambiamento sostanziale negli usi e costumi diciamo che la formula classica della disco music è finita mi sembra evidente l'evoluzione ha portato a questa nuova soluzione per cui si ama sentire la musica sul lungomare dove si gode anche il piacere di un ambiente sano rispetto a quello dei locali chiusi e delle discoteche un buon drink e della buona musica ecco il, abbiamo parlato e ci ha illustrato un po' quelle che sono le iniziative che eh, dovrebbero caratterizzare il soggiorno degli ospiti ad Alassio, però eh, l'iniziativa fuori Alassio, cioè il richiamare turisti di altri bacini, far arrivare altri flussi turistici, è un'operazione che compete all'assessorato al turismo. Pertanto, oltre che alla manifestazione in per sé, che cosa state facendo in campo internazionale per far tornare a Alassio quella che era la perla della riviera o perlomeno una delle località più conosciute, diciamolo pure, non solo in Europa ma nel mondo? Beh, indubbiamente rispetto a quel Alassio oggi pensare di tornare a quei livelli è impensabile. Impensabile perché la concorrenza nel frattempo è esplosa, quando Alassio godeva di questi privilegi, parliamo di una realtà turistica mondiale limitatissima, poche aree geografiche. Oggi oggettivamente credo che i paesi che ne offrono il turismo siano praticamente forse l'Antartide, ma anche quello, nel suo piccolo, la sua nicchia di turismo, eh, sono esplosi tutti quanti. Quindi non sarà replicabile quel modello, dobbiamo cercare un modello nuovo, un modello che comunque ad Alassio faccia più qualità che quantità. Abbiamo avuto dei picchi fino a 1.400.000 arrivi negli anni precedenti, bisogna capire anche dove vogliamo arrivare. Io l'assessorato l'ho definito la politica turistica, perché Perché per fare del turismo bisogna infrastrutturare il territorio, migliorare l'accessibilità al territorio, quindi i nuovi parcheggi migliorare la qualità dell'ambiente, quindi attenzione fortissima per le acque. A brevissimo partirà finalmente il pretrattamento e poi avremo un uh, depuratore che è già il progetto in, in, in itinere e che verrà nel frattempo integrato da un progetto sperimentale dell'università per il trattamento delle acque. Ci sarà un'attenzione forte a tutto quello che è la spiaggia, soprattutto il mare, per cui si cercherà di ripopolare. Se è possibile, per fare dello snorkeling che è un'altra attività importante del territorio. Insomma, sono varie le linee di attenzione. È utopistico però dire che si potrà tornare alla Lassio anni 50. La ha mantenuto una nobiltà nel campo del turismo, abbiamo ancora delle famiglie splendide, importanti a livello internazionale, però pensare di ritornare. A quegli anni oggi onestamente non possiamo più dirlo perché le condizioni contestuali sono cambiate completamente. Ecco, la prima volta, devo dire, in questi ultimi anni, direi in vent'anni, forse trenta, mm. anche di più, quaranta, eh, che parlando di turismo non sento dire da un responsabile, beh sì, c'è l'aeroporto di Villanova d'Albena. Magari. Ne hanno sempre parlato tutti, non si è mai risolto nulla, hanno solo cambiato presidenti e amministratori. Nessuno è stato in grado di far decollare quell'aeroporto nel momento in cui c'è stato un mitimo, un timido tentativo con un collegamento con Roma, insomma sono saltate tutte le diverse polemiche, ecco l'aeroporto di Villanova dal cosa serve? Cioè la piaggia sembra che da un momento all'altro debba evaporare e trasferirsi chissà dove, e quella pista non è mai stata allungata, quella eh, diciamo illuminazione che doveva evitare l'alba e tramonto per l'atterraggio e per il decollo. Insomma, lei non ne parla eppure. Non ne parlo è perché un... è una ferita che mi sanguina, onestamente. Avevo delle aspettative forti. Perché il chirurgo cerchi di non farla sanguinare. <ride> Ho già fatto un incontro col responsabile dell'aeroporto come mi sono insediato per prendere atto della situazione, cercare di capire effettivamente dove siamo e dove possiamo arrivare. Io mi aspettavo che da una società privata che oggi è in gestione dell'aeroporto ci fosse la volontà di sviluppare, oltre che la business aviation cosiddetta, quella per eh, i famosi jet executive che arriveranno giù per Monte Carlo, per il Gran Premio o per altri momenti in cui c'è questa necessità, anche, non dico una linea normale, ma aprire almeno per veicolo 150 posti dei charter, anche perché sul mercato internazionale competere senza un aeroporto è praticamente impossibile. Ad oggi ho percepito una forte criticità in questo, non c'è la volontà da parte della proprietà di investire in quel settore, stanno pensando solo a quel settore business e non hanno sviluppato interesse ancora su quello che è l'obiettivo che come albergatore e responsabile del settore turistico mi augurerei, ovvero creare dei charter effettivamente. Sulla pista. Allungarla poi sarebbe veramente il sogno, e questo a quanto pare non rientra nelle strate strategie aziendali. Bisogna prendere atto, purtroppo, che poi il discorso piaggio è un'altra ferita pesante per il territorio, non eh, dal punto di vista turistico, ma dal punto di vista comunque dell'occupazione del territorio. Perché i P-180, i famosi droni, non hanno bucato sul mercato internazionale a quanto sembra e la volontà del governo di sostenere questa azienda oggi è scemata. Sembra che stiamo vendendo la Good Company, i brevetti buoni all'estero e sostanzialmente lasciarci qua quella parte che non renderà più, il che significa di nuovo purtroppo ricominciare da zero un progetto che doveva dare una forte occupazione e poteva creare un indotto importante in tutto il territorio. Sinta eh, Galtieri, il, lei è stato uno dei grandi oppositori delle ultime amministrazioni mm. comunali, poi ha fatto l'alleanza con quello che una volta era il suo, uno dei suoi avversari e lei le campagne elettorali e eh, soprattutto i suoi interventi in Consiglio comunale puntavano sull'abolizione della tassa di soggiorno. Ricordiamo tutti che lei fu uno proprio degli artefici dell'opposizione alla Giunta eh, Canepa. Sì, no? corretto. E oggi, pochi mesi dal suo insediamento nella nuova, nella nuova giunta, in una posizione di spicco come quella di vice sindaco, lei ha accettato, eh, mi permetta, di cambiare totalmente le carte in tavola e di riproporre, anzi di deliberare insieme ai suoi compagni di cordata, la tassa di soggiorno. Ecco, come mai questo volta cabana, mi, mi passi il termine? <ride> non lo definirei tale, diciamo che le Beh, condizioni insomma, sono completamente la tassa diverse, di soggiorno, poi la vedo a diversa. parte chiamarla come prima, tassa di soggiorno, direi che le condizioni sono completamente variate nel giro di pochi mesi. L'amministrazione Canepa aveva proposto una tassa 60-40, 60%, 60 destinata e vincolata al tavolo del turismo, con eh, un 40% invece destinato al miglioramento infrastrutturale dell'offerta turistica, quindi molto generica. Aveva preso un impegno sottoscritto in cui indicava come obiettivo primario quello di mantenere gli investimenti costanti degli ultimi anni precedenti, quindi senza scendere. E integrare quegli investimenti col 60% che proveniva dalla tassa per i mesi di luglio-agosto in via sperimentale. A parte il fatto che il concetto di sperimentale per luglio-agosto era veramente un impegno mostruoso rispetto al ritorno della tassa che avrebbe avuto e le problematiche che avrebbe creato, comunque l'amministrazione Canepa non aveva poi garantito, nonostante gli impegni sottoscritti, di mantenere quegli investimenti precedentemente, che ho citato, degli anni precedenti. Quindi ha deciso di abbassare gli investimenti sul turismo e compensare quel delta con una parte della tassa di soggiorno, il che sostanzialmente trasformava quella tassa, che doveva essere una tassa di scopo precisa, valorizzare e incrementare il turismo, in una risorsa da destinare a coprire altri buchi di bilancio. Perché se abbassavamo questa cifra da una parte scendeva dall'altra. Intellettualmente devo dire che io la tassa di soggiorno non la amo, è stata abolita negli anni 90 in occasione del, eh, Italia, del Mondiale di calcio Italia 90, con la motivazione che era eh, oggettivamente più vantaggioso creare un prodotto turistico senza un'ulteriore gabella. L'ho sempre condivisa e l'ho rispettata. Dopodiché il governo nazionale ha deciso di ripristinarla, il governo regionale ha creato le condizioni per ripristinarla, così si levava il problema di gestirsi, tassa, di gestirsi la tassa, di gestire il turismo, anche se, è una, anche se è una materia regionale, è stata sostanzialmente delegata ai comuni. I comuni che hanno avuto dei tagli in questi anni importanti sono trovati a dover gestire, oltre a quello che gestivano, anche l'ufficio IAT e il resto. Cosa dire? Dire che la tassa non faccia comodo è una bugia. Dire che, però, come era applicata era veramente una, un controsenso rispetto a quello che era lo spirito che doveva accompagnare quella tassa, ha motivato la posizione mia personale, ma anche del sindaco, come Grati, contro la tassa di soggiorno. Tant'è vero che, come siamo arrivati, abbiamo azzerato la tassa in modo da non applicarla. Successivamente, in confronto sereno oggettivo, nel mese di ottobre, come era già stato detto a caldo, ovvero a giugno quando è stata bloccata la tassa, ci riserviamo di valutare con l'associazione se la tassa aveva una logica, se in che logica poteva essere applicata o non essere applicata, considerando e partendo dal presupposto che l'amministrazione non lo riteneva né un dogma né un obiettivo primario per noi. L'incontro di ottobre ci ha visto confrontarci con gli albergatori, gli albergatori hanno ritenuto che se non c'erano investimenti ulteriori da parte Dell'amministrazione comunale, eh, investimenti che ad oggi non potevamo promettere perché purtroppo ci sono stati ulteriori tassi, avrebbero apprezzato molto l'applicazione della tassa con la destinazione al 100%, non del 60-40%, ma al 100%, destinata esclusivamente a finanziare tutto il settore turistico. Ma comunque. Eh, c'è una rivoluzione culturale mi, rispetto mi permette, a. Mi permetta, Galtieri, lei è bravissimo perché ormai hai imparato in maniera <ride> ottimale il politichese e sta di fatto che lei deve ammettere che avete dovuto dar ragione sia alla giunta regionale sia alla giunta precedente. Eh, che aveva applicato la tassa di soggiorno? Ma noi siamo l'unico. Poi mi permetta, voi siete entrati, vi siete insediati, avete immediatamente abolito la tassa di Azzerato. soggiorno azzerata e passati pochi mesi, forse due mesi, l'avete riproposta. Perché io mh, ci tengo a, a sottolineare una cosa: ma lei si sarà chiesto, perché chiaramente è un albergatore, che cosa prova il cliente nel momento in cui chiede il conto, paga il conto e poi gli dice, ma mi deve ancora dare 5 euro, 6 euro per la tassa di soggiorno, è una cosa che dà un fastidio terribile. Lei come lo ha, lo ha prospettato l'idea di dire beh, sobbarchiamoci noi la tassa di soggiorno oppure infiliamola direttamente nel conto e non se ne parla più? È che nel conto non potete metterla perché c'è IVA, tasse e tutto quanto, eh, andrebbe a discapito sicuramente. Ulteriormente danno. Ecco, però io lo sottolineo perché l'ho provato e la provo eh, abbastanza frequentemente, eh, che insomma è una cosa imbarazzante che dà un po' fastidio. Allora... Vi l'ho già detto che non condivido pienamente questo tipo di postazione. Mi sono permesso in questo periodo estivo in cui l'Asso non l'applicava di verificare con i comuni limitrofi che l'hanno applicata quale fosse stato l'impatto della tassa sul turista, sugli ospiti della città e devo dire che a dispetto di quanto io pensassi c'è abbastanza un'abitudine consolidata a livello nazionale a pagarla sia da parte degli stranieri che da parte degli italiani, quindi non ci sono stati grossi problemi. A differenza di quello che era poi l'altro ragionamento, ovvero il fatto che eh, rispetto a come l'aveva impostata la precedente amministrazione, noi l'accompagniamo da un pacchetto di servizi che devono essere garantiti al turista in cambio di quell'investimento, che poi tra parentesi si aggirerà massimo per 7,50 euro a pro capite. Quindi abbiamo garantito per tre anni la tariffa a 1,50 euro massimo nei 4 stelle per massimo 5 giorni e esentati tutti i minori, quindi mi sembra che eh, è stata applicata con una razionalità di buonsenso, non si prevede di portare a casa da questa tassa più di 300-400 mila euro, che sono proporzionali a quelli che sono le occupazioni di Alassio nel periodo che va da Pasqua a Ottobre, quindi parliamo della media alta stagione, quindi non si applicherà in bassa stagione, si darà un servizio in cambio di quello che si riceve e il 100% è destinato, come dicevo prima, a finanziare solo il turismo, il che è una rivoluzione copernicana rispetto a quelle che sono state le applicazioni fatte da tutti gli altri comuni del territorio, locale e non locale, voglio dire, perché sfido di trovare un'altra amministrazione che ha destinato intero importo a favore delle categorie. Benissimo, pertanto speriamo che non vi inventiate anche l'ipotesi no. che abbiamo fatto un titolo di un certo tipo di far pagare la tassa di soggiorno a rate. Eh, io la ringrazio di essere stata qui con Grazie, noi, il lei. tempo a nostra disposizione è scaduto, ringrazio voi telespettatori per averci ancora seguito, vi do appuntamento come sempre a mercoledì prossimo 21.45 in Peria TV. Grazie e buonasera.